video passati vi ho fatto vedere come faccio a gestire YouTube, il fitness e la bocca, ma in quelle giornate avevo solo 2 o massimo 3 ore di lezione. Cosa succede invece quando ho 7 ore di lezione? Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo video. Io sono Daniele Belcastro e oggi vi porto un altro giorno nella mia vita. La differenza è che oggi abbiamo 7 ore di lezione. Buongiorno ragazzi, sono le 7.23 del mattino, la sveglia era alle 7, però ho già preparato la colazione che torna ad essere oggi yogurt, cereali e frutta, e in più abbiamo un nuovo trucco che ha scoperto mio papà, che è quello di metterci la marmellata dentro lo yogurt, perché veramente gli dà un sapore buonissimo, soprattutto quando è marmellata di casa, perché adesso che l'ho finita ho provato a comprarla al supermercato, devo dire non è la stessa cosa, però con 30-40 grammi di marmellata su 300 di yogurt devo dire che dà un ottimo sapore. Allora ragazzi, sono le 8:10, è ora di andare a lezione, perché rispetto a dove sto io, le lezioni di stamattina sono nel palazzo più lontano del campus, che ovviamente non sono lontane, però sono un po' più lontane. La lezione mi porto iPad, una merenda che non so se farò, però comunque me la porto, e una borraccia. Andiamo. Allora ragazzi, mezzogiorno e 13, ho finito le prime ore di lezione, poi c'era la pausa in mezzo, quindi tra tutto 4 ore, perché sono uscito alle 8:30, e adesso, visto che è saltato il lavoro di gruppo, ho deciso che vado in palestra di corsa, quindi prima mangio e ovviamente ho il mio pasto pronto. Ma perché ho il pasto pronto? Vi lascio al Daniele di ieri. Allora ragazzi, è domenica sera e visto che so che domani avrò 7 ore di lezione, in più dovrò anche fare un lavoro di gruppo, sto preparando i pasti per domani. Appunto, abbiamo qui 300 grammi di riso, poi abbiamo 4 etti di petto di pollo e le carote. Ora io farò 2 pasti uguali, perché se noi apriamo il petto di pollo e poi non lo mangiamo subito fa veramente schifo. Quindi che faccio? Lo cucino tutto insieme e preparo 2 piatti uguali. Prima divido le carote qui nelle 2 schiscette, quindi circa così e circa così, e poi divido il resto degli alimenti. Ovviamente non è perfettamente, però essendo che li mangerò probabilmente tutti e 2 domani, però anche questo dipende da come mi gira domani, perché può darsi che mi viene voglia di cucinare la sera e che quindi questo va per il giorno dopo, posso dividerli così in maniera un po', diciamo, casuale, perché appunto so quali sono i macronutrienti totali. In questo modo le nostre 2 schiscette con la stessa cosa, lo so, non metto il condimento adesso, però sono pronti, o li mangio entrambi domani oppure ne mangio uno domani e uno martedì, però almeno appena finisco il progetto torno a casa, mangio e poi devo correre subito a lezione, sì, ma almeno sono rimasta a dieta. Allora ragazzi, avete visto come preparare i pasti? Adesso bisogna riscaldarlo, poi io sono sfortunato, non ho neanche il microonde, quindi scaldiamo la padella, poi lo mettiamo a riscaldare e così in 5 minuti siamo pronti a mangiare. Ok ragazzi, 5 minuti, spegniamo il fornello se no qui, e siamo pronti. Adesso mi metto qua, abbiamo un pochino di pausa, mi metto a guardare qualcosa mentre mangio. Ovviamente non studio perché ho un'ora di pausa, 7 ore di lezione, quindi non mi metto a studiare, e di solito mi guardo o una serie tranquilla, oppure io ho una grande passione per gli orologi, quindi un'ora di contrattazione di orologi, oppure mi sto guardando bellissimo il behind the scenes del diario del CEO, che è il podcast più conosciuto del mondo, e lui adesso sta facendo anche il backstage ed è bellissimo. Yeah, let's go. We just gotta go hard. I go the hardest. I bring the pain. Not what you used to. It's all part of the game. Yeah, I just gotta go hard. I just gotta go hard. Go hard. Go hard. Yeah. Oh yeah, the beast back, adrenaline pumping through my veins, can't relax, original, I am not the same as these cats, I sting them if they never ever mind in they beeswax, I don't ever cap, but I'm wearing like 3 hats, never been a rat, but I know where the cheese at, you'll never get a trophy cause they all here where we at, you better believe that, when it's all said and done, I'll still be here standing,
Never took a loss and it ain't something that I'm planning. I dare you to say something. My focus is A1. Every dog has his day. It's been mine since day one. This is real grinding. I'm still climbing. Why you still trying? I'm still shining. It's real blinding. And I'm getting hotter too. Talking top two, I'm not a two. You let the pressure bother you when I do what I gotta do. Let's go hard. Coming close to me, flow is on atomic. I'm starting fires through poetry. The heart is out, staying loyal, no falling out. And if you step into the court, be ready. We ballin'. Allora, ragazzi, sono le 7:02. Per fortuna la prof ha finito addirittura un pochino prima, quindi sono già a casa, se no sarebbe finita alle 7 la lezione. Devo dire che è stato un po' impegnativo, soprattutto perché io ho l'opzionale comunicazione di marketing. E tanto bene, le 3 ore dell'opzionale sono, prima cosa, tutte insieme, perché per molti altri esami, per molti altri corsi sono separate in 2 sessioni da 1 ora e mezzo. Invece le mie sono unite, tanto bene, cadono di lunedì mattina, quando alla fine torni dal weekend, e soprattutto il lunedì pomeriggio ho altre 4 ore di lezione. E la cosa principale è che il terzo anno i parziali sono quasi tutti con l'obbligo di frequenza. Se tu vuoi fare l'esame da frequentante o il parziale, quindi la prova intermedia, devi avere o il 75% di frequenza oppure devi aver fatto un lavoro di gruppo, quindi non puoi saltare le lezioni. Di conseguenza le 3 ore di stamattina, le 4 ore del pomeriggio, devo dire che verso le 5:30 ero un po' stanco. Poi abbiamo fatto la pausa, un mio amico mi ha dato un cracker e mi sono un po' ripreso e adesso sono tornato a casa. La giornata è stata impegnativa, però alla fine ci sta, perché oggi, come dico sempre, ci sono delle priorità nella vita e oggi la priorità è l'università e lo studio. Quanto riguarda la cena, ragazzi, ho deciso che questo altro riso e pollo torna nel frigorifero e non lo mangerò, perché devo dire che ho cambiato tipologia di riso e nonostante il riso biasmati il giorno dopo sia abbastanza buono, invece questo altro riso fa un po' schifo, quindi oggi a pranzo non è che abbia mangiato troppo bene. Non che di solito mangi bene, però questo era esagerato, quindi ho deciso che lo mangerò, ma lo mangerò domani. E invece, visto che comunque sono stanco, è stata una giornata faticosa e mi interessa del fisico, sì, ma fino a un certo punto, ho deciso che mi mangio un po' di grassi in più, mi faccio un bel piatto di pasta con il pesto come si deve. Come secondo deciderò dopo, però ecco, va bene fare la dieta, però quando siamo stanchi, abbiamo fatto tanto nella giornata, tanto vale darci una piccola ricompensa. Allora ragazzi, 7:30, siamo pronti, questo è il piatto di pasta e questo è uno di quei giorni in cui sono stanco, volevo mangiare qualcosa che mi piaceva, quindi via i macronutrienti, via il contacalorie, ho preso gli spaghetti, ho visto quanti ne rimanevano, non lo so, saranno 2 etti forse, 2 belle cucchiaiate di pesto e adesso concludiamo la giornata con un piatto buono. Ci sta, ci vuole una piccola ricompensa. E poi mi metto a leggere un caso che mi serve sempre per il lavoro di gruppo, perché domani alle 8:30 di nuovo lezione. Poi mi stendo sul letto, chiedo di Coca Zero e mi metto a letto dopo aver guardato una bella serie TV o comunque qualcosa di rilassante. Questa è una giornata impegnativa con 7 ore di lezione. Certo, abbiamo anche voluto metterci l'allenamento, quindi quello ce lo potevamo risparmiare, ma che dire, bisogna sempre spingere. Se a voi questo video è piaciuto mettete un like e soprattutto iscrivetevi al canale. E noi ci vediamo al prossimo, ciao!